riuscire a far vedere alla collettività italiana quello che è un orgoglio di quello che l'Italia è. Vi assicuro che ieri mattina, quando è arrivata la nave, io, che sono un po' cinico, devo dire, in molte mie manifestazioni, lo ammetto, mi sono emozionato quando ho potuto salutarla mentre arrivavo in banchina. La nave è attraccata a Uolumulu, in una base militare, e questo è il punto nodale. Mentre nelle altre città, a Perth e Adelaide, l'attracco è stato concordato su un porto commerciale, cioè non era Perth, ma era Fremantle, era uno dei porti commerciali. Qui invece le autorità australiane ci hanno offerto la base militare, e quindi è attraccata in una struttura che ha delle misure di sicurezza restrittive. Noi abbiamo quindi scoperto che sostanzialmente, essendo in una base militare, l'accesso del pubblico era limitato, sia perché chiunque acceda alla nave deve essere registrato, quindi non si può utilizzare la formula dell'open day come avevamo pensato: venite a vedere la nave, preparatevi a delle cose chiaramente, ma venite perché la vedrete. No, perché bisogna procedere ad inviti, purtroppo, e per numeri molto limitati rispetto a quello che pensavamo. Proprio ieri ci hanno detto che non possono gestire un afflusso di più di 150 persone al giorno. Questo ci ha messi in una situazione, chiaramente io sono il primo ad essere dispiaciuto e imbarazzato, perché avrei voluto veramente che fosse un evento per la collettività che se lo merita, e perché è un evento che ritengo importante, perché erano anni che una nave militare italiana non veniva qui a Sydney. Quindi abbiamo cercato di sopperire a queste cose con degli inviti mirati a, ovviamente, dei contatti abituali che noi abbiamo, inevitabilmente, dovendo restringere a 300 persone circa in tutto il numero dei visitatori, siamo stati costretti a, molti di voi ieri l'avranno ricevuto, alcuni di voi l'avranno ricevuto, abbiamo mandato degli inviti mirati, perché siamo costretti a comunicare nome e cognome di tutte le persone che potrebbero salire a bordo, per numeri limitati, appunto, come vi avevo anticipato. Quindi temo, purtroppo, che la situazione non possa essere molto diversa da quella che vi sto descrivendo. Oltretutto siamo ospiti della Marina, delle autorità militari australiane locali. Abbiamo cercato di negoziare sui numeri e altro, ma più di tanto non ci sentiamo neanche di fare, perché sarebbe fare uno sgarbo anche a chi ci ha ospitati e ci ospita a casa sua, insomma, sostanzialmente. Quindi non difficilmente riusciremo a transigere a queste regole che purtroppo vigono. Fino a un paio d'anni fa, mi spiegavano le autorità della base, anche in occasione di visite di navi militari ormeggiate nella base, appunto, era possibile fare gli open day. Visto il mutato quadro internazionale e i tanti rischi connessi con il mutato quadro internazionale, queste visite non vengono più concesse alla base militare. Vi dico giusto, c'è anche una nave francese che nei prossimi giorni dovrà attraccare, credo, e anche in quel caso hanno escluso gli open days. L'ultima nave militare che hanno avuto credo che sia stata una nave cilena, e anche in quel caso l'anno scorso qualche mese fa, non ci furono gli open days per la collettività. Certo, parliamo di collettività molto meno numerose di quella italiana, ma le regole che valgono per un paese purtroppo valgono per tutti i paesi. Ma ripeto, è il grosso equivoco probabilmente è stato il fatto che io avevo fatto affidamento, avevamo fatto tutti affidamento sulla possibilità che ci fossero gli open days, e poi siamo trovati nella condizione di doverli cancellare dopo averli annunciati. Questo purtroppo è il grosso problema, di cui mi scuso ovviamente per questo malinteso. In quei due giorni, ripeto, noi abbiamo comunicato già, stiamo comunicando una lista di nominativi che sono i nostri contatti abituali, sapete, abbiamo delle liste, come dire, i contatti, ovviamente abbiamo i contatti di tutta la collettività che è iscritta in aire, ma non possiamo mandare 50.000 nominativi alla base, se no ci uccidono. Quindi abbiamo mandato una lista di circa 300-350 nominativi, cercando anche di barare un po' sul lungo, mettendo un quantitativo di persone forse superiore a quello che ci è consentito, e solo quelle persone che hanno ricevuto appunto questo invito che ieri abbiamo mandato potranno, se lo vorranno, visitare la nave. Tra le altre cose dovranno essere sì, muniti anche di un valido documento di riconoscimento, altrimenti sì, un documento di identità. Io comunque vi dico una cosa, io conto, perché come potete immaginare gli eventi che si incastrano sono moltissimi, perché ci sono, in coincidenza, domenica arriverà anche il ministro della difesa Pinotti per una sua visita, per incontri ufficiali con autorità locali, quindi ci sono una serie di eventi anche connessi. Io, per quanto possibile, farò anche l'impossibile per farlo. Io sarò al gate,
conoscendo le persone, cercherò di facilitare il più possibile l'accesso e sarò io al gate a aiutare il personale della base a fare da filtro, quindi sarò io ad accogliervi, insomma, le persone che ci saranno, e cercherò il più possibile di risolvere, già lo so, inevitabili problemi, piccoli problemi che ci saranno di accesso, cercherò di facilitare il più possibile l'accesso. Avremo un console addetto al traffico, allora. Esattamente, sarò addetto al traffico, io per come forma di scusa nei confronti della collettività che avevo, come dire, erroneamente invitato in maniera aperta a visitare la nave, farò io lì da attaccherò i biglietti, insomma, Paolo, praticamente. Vabbè. Io ti ringrazio del tuo intervento, chiedo di nuovo scusa per l'orario inopportuno di stamattina. No, figurati, no. Siamo in prima fila, anche perché parecchie persone se la prendevano giustamente con... Avete pubblicato tanti avvisi, avete detto per la radio, ci avete invitato, e poi dopo non si fa più. Ecco, allora ci andiamo in qualche modo di mezzo anche noi. È stato meglio chiarificare esattamente come stanno le cose. No, io chiaro anche questo. Chiarisco questo. Ovviamente voi l'avete fatto perché non l'abbiamo chiesto noi, come consolato, non è che siamo stati noi quando c'era aperta l'ipotesi di questi open day, ovviamente vi abbiamo chiesto di dare massima diffusione all'evento, quindi non è certo colpa vostra, ma è colpa nostra che insomma vi abbiamo detto di dire una cosa che poi avete dovuto smentire, insomma. ovviamente. Comunque, se la prendono con te va bene, Paolo. Va bene. grazie per il tuo intervento, auguri per la voce e per la gola soprattutto. Grazie tante, un saluto carissimo a tutti quanti. Arrivederci Paolo, alla prossima. Console generale di Italia City, dottor Arturo Arcano. Andiamo una canzone e poi ci concediamo ai nostri ragazzi, ai giovani, Samuel con Vedrai.